Michele, Branca va grande cavalcata oggi, ma non solo oggi per questa squadra. Vi siete dando una bella soddisfazione? Beh, direi di sì, è stata veramente emozionante. Da tanti anni che mi mancava una finale così, è emozionante, emozionante. Cioè, la vivi in modo diverso rispetto ad anni fa, però cazzo, la senti alla fine, anche se non puoi, la gestisci in modo diverso per una finale. Poi contro l'Acqua sono sempre state belle battaglie. Vai, 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 fai la foto intanto, vai. Dicevamo che sono sempre state delle gran battaglie quest'anno contro l'Acme. L'avete resa facile in cosa oggi? Secondo me siamo stati bravi nel girone eliminatorio, perché siamo riusciti senza perdere un set a incontrare la squadra, non voglio la nome, però più abbordabile. Più abbordabile, in termini sono giusti, perché comunque stamattina sono stati bravissimi, hanno giocato alla morte e ci hanno fatto sudare. Loro hanno dovuto sudare un po' di più contro secondo me. Poi con un paio di innesti che hanno fatto ultimamente, tipo Deca, vai. Dai Rota, mettici un po' di forza, dai. Cerbaro, vero, non imparare, non prendere esempio. Michele, tornando. No, dicevo, loro hanno dovuto incontrare una semifinale molto più impegnativa e soprattutto hanno fatto un paio di innesti nuovi, nel senso che Lucio non ha mai giocato quest'anno con loro e quindi bisogna amalgamarlo in squadra, quindi diventeranno in prospettiva playoff ancora più difficili da affrontare. Tra l'altro li abbiamo noi nella parte bassa del tabellone. E Deca, che chiaramente gli è mancato per un po' a causa lavoro, quindi sai, infatti sono partiti col sestetto che secondo me doveva partire, o almeno nella mia filosofia avrei fatto partire, perché sono quelli che sono allenati da adesso. Ma in corso d'opera chiaramente fai dei cambi. Io cosa dire, volevo ringraziare tutti i miei ragazzi, la società, la mia famiglia, e vorrei fare un ringraziamento particolare a Veronica Cerbaro, che è il mio secondo allenatore, ma che il Bulgara non ci ha lasciato venire in panchina perché ha detto che la distoglieva dalla finale femminile. A me sembra una grandissima stronzata, sai che dico sempre quello che penso, lo dico, lo ribadisco. È tesserata per loro come è tesserata per noi, secondo me aveva diritto a venire a sedere in panchina con noi. Bravo vecchio, bravo, sembra quello che ha detto per la vittoria. Bravo davvero. Beh, l'altra sera a Pinta gli ho detto che parlare con lui è come trovare un salame nel corridoio.
No. Quello sì. Non mi sento.